L'ospedale statale di Topeka, situato nella città di Topeka, Kansas, è diventato tristemente famoso per le sue pratiche violente e sadiche nei confronti dei pazienti. Questa istituzione ha operato come un luogo di sterilizzazioni forzate su criminali e malati di mente per diversi decenni, un periodo che va dal 1872 agli anni 40. Durante questo periodo oscuro, il terrore e gli abusi erano all'ordine del giorno all'interno dell'ospedale. I pazienti che alzavano la voce o osavano mettere in dubbio le autorità venivano sottoposti a punizioni estreme e torture. Un esempio tristemente noto è quello dei pazienti che venivano legati a sedie per giorni interi, a volte anche per mesi. I nodi stretti causavano cancrene e infezioni agli arti, e alcuni pazienti hanno riportato che la loro pelle lacerata cresceva sopra le corde che li tenevano immobilizzati. Non solo i pazienti venivano sottoposti a violenze fisiche, ma erano anche completamente isolati dal mondo esterno. Le loro camere divennero il loro confino, e venivano costretti a rimanervi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il silenzio era obbligatorio, e ai pazienti non era concesso alcun tipo di svago o attività. I contatti con gli altri residenti erano limitati al minimo indispensabile. Questa vita di terrore e soprusi spesso finiva con la morte dei pazienti. Gli abusi all'interno dell'ospedale sono stati commessi da medici, infermieri e aiutanti, tutti complici nella perpetuazione del ciclo di violenza. L'ospedale statale di Topeka era un luogo in cui si poteva sperimentare l'inferno in terra. Durante i suoi 30 anni di attività all'ospedale di Trenton, il dottor Cotton non solo eseguì interventi chirurgici crudeli, ma si ingegnò anche a utilizzare altre metodologie altrettanto traumatiche. Ad esempio, praticava l'elettroshock sui pazienti o ne riempiva il tratto intestinale di sostanze chimiche nocive per cercare di eliminare la presunta infezione. Nonostante le altissime percentuali di mortalità, il dottor Cotton continuava a fare proseliti tra i medici che lo consideravano un pioniere nel campo della psichiatria. La sua fama crebbe quando pubblicò il libro The Predisposition to Forming Transpinal Clotsas a Causative Factor in the Mental Symptoms of General Paresis, in cui sosteneva che la causa della demenza generale paralitica era l'accumulo di coaguli di sangue nel midollo spinale. Questa teoria, che non aveva alcuna base scientifica, portò a una nuova ondata di sperimentazioni e mutilazioni sui pazienti. La comunità scientifica e la cittadinanza in generale ebbero solo una vaga consapevolezza di ciò che stava accadendo all'ospedale di Trenton. Fu solo nel 1942, dopo la morte del dottor Cotton, che un investigatore del governo rivelò le atrocità che erano state commesse in quel luogo. Da quel momento in poi, l'ospedale fu costretto a chiudere i battenti, ma l'eredità di terrore e sofferenza che aveva creato continuò a perseguitare gli ex pazienti per il resto delle loro vite. Da tempo, l'ospedale di Trenton era rimasto un edificio abbandonato e fatiscente, avvolto dal mistero e dallo spettro delle atrocità passate. Le sue mura testimoniano la violenza e l'ingiustizia che furono commesse in quel luogo, lasciando una cicatrice indelebile nella storia della psichiatria. La storia dell'ospedale di Trenton è solo uno dei numerosi esempi delle violenze e degli abusi subiti dai pazienti di istituti mentali nel corso della storia. È importante ricordare queste atrocità per assicurarsi che non si ripetano mai più e per garantire che i diritti e la dignità delle persone con malattie mentali siano sempre rispettati e protetti. Fortunatamente, a partire dagli anni 40, sono state apportate delle riforme che hanno portato a un trattamento etico dei pazienti. La consapevolezza dell'orrore che si verificava dentro le mura di quell'ospedale ha portato a un cambiamento radicale nelle pratiche di cura. Oggi, l'ospedale statale di Topeka opera come un'istituzione medica moderna che si impegna a fornire cure di qualità, rispetto e sicurezza ai pazienti. Le storie di abusi del passato, tuttavia, rimangono una macchia indelebile nella storia di questa struttura. L'ospedale statale di Topeka è stato un luogo in cui pazienti vulnerabili hanno subito terribili abusi e violenze per molti anni. È importante ricordare il passato oscuro di questa istituzione per garantire che tali orrori non si ripetano. Mentre l'ospedale continua a operare come un centro medico moderno e rispettoso, il suo passato macchiato di sangue continuerà a vivere nei ricordi di coloro che hanno sofferto in quel luogo e nelle pagine della storia. L'ospedale statale di Topeka è stato demolito nel 2010.